Vediamo dal tizio strambo, là, dal nerd. Questo qua, questo è avanti, il KJ Art ancora non sa. Oh. Sì, Laker qua non è proprio un collaboratore fisso. Ma non ci sta, cioè non è Cyberpunk, comunque. Ci sta anche. Tanto devo mica chiedergli qualcosa a lui per... Anche perché l'altra quest. <笑>詳しいに決まってるでしょう。僕を誰だと思ってるんですか。だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。これだって、コンポーネンティ。メイドイン付くも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけに、お友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは、すぐ集めてくる。 そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は？なんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたら、あっという間に届きますから。矢上氏はお金だけ用意してくださる。いくら？材料費と僕の手間賃込みで、10万ほどあれば。それで、お友達価格なんだよな。 もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。<笑>じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてください。必要なパーツは手配しておきます。お金準備できたのですか。ああ、これで頼む。 助かります。では完成したら連絡いたしますゆえ、ちょっとばかしお待ちください。 te pareva, ma posso parlargli dall'altra? Vediamo un attimo se possiamo. Adesso un secondo. Cosa hai bisogno, Yagami? Ok, vedi. Sto aiutando un tipo che deve cercare una cosa. Puoi fare una delle tue magie? Stiamo parlando di chatter, giusto? Cosa stai cercando esattamente? Devo scoprire cosa pensa la gente del Wild Jackson, ma solo negli ultimi mesi. No problem, ti mando tutto sul telefono. Sono molti risultati, sai come potrei scremarli in qualche modo? È un bel po' che non mangio un pollo come si deve, ecco perché ho scelto quello speziato dal Wild Jackson. Il Wild Jackson non esiste anche altrove, nessuno ne ha mai sentito parlare qui in campagna. Quanto pagheranno allora al Wild Jackson? Sarebbe un part-time più che dignitoso. Sì, devo scoprire perché i clienti del Wild Jackson sono calati tanto. Dovrai usare parole chiave più precise, qualcosa per selezionare solo i risultati più rilevanti. Proviamo, dai. Scandalo. Ma io no, non ho scelto scandalo. Meno risultati previsti, niente interessante. Puoi provare a cercare sa di merda. Ok. È quello che scriverei io se mi facesse schifo. Non ho trovato niente, ottimo.
E ho incluso persino i post con le parole simili, come sa, merda, sapore di merda. Ah, parole simili e sa, non cacca. Cioè, parole simili e pupù, cacca. Cos'è sa? Sa? Cioè, perché le separi, allora... Immagino che se il cibo gli facesse schifo avrebbe già chiuso un bel pezzo. So per certo che è molto buono invece. Però c'è qualcosa che non va. Cambiamo parole. Offerte speciali che magari vanno da altri perché gli fanno le offerte speciali sotto il naso. Promozioni. Ecco fatto. Molti post chiedono se ci sono nuove promozioni. Forse non hanno fatto nessuno nell'ultimo periodo. Vedi qua, per esempio. Ogni singolo fast food offre piatti speciali ad Extra Manca, non a Will Jackson. Ci perdono loro. Cioè, andrei se offrissero qualche piatto speciale. Già il Wild Jackson non è che abbia un menu vario. Forza Wild Jackson, so che puoi fare almeno un nuovo piatto speciale nei prossimi 10 anni. Non saprei che vorrei fare Deathblow, che mi sembra parecchio interessante per i miei parametri, ma con quel frame rate lì io ho passato 2 ore a provare a mettere a 60, a mettere V-Sync, togliere V-Sync, provare 1000 soluzioni, ma non è fluido. Io giocarlo così non ho voglia. Anche se ci perdo visite, eccetera. Dunque, forse il vecchio menù ha stancato e in tanti hanno smesso di andarci, abbassando le vendite del Wild Jackson. Comunque tu non c'eri, ma avevo detto anche che ho iniziato Eastward. Non so se lo conosci. È un'avventura pixel based, molto carina. È in inglese, lo sto traducendo. Più o meno come facevo con Yakuza. Miete kimashitazo. Di cosa parla? Quale? Deathblow o Eastward? Sembra che hai trovato quello che cercavi. Allora il caso è chiuso, grazie, Tsukumo. È tutto quello che mi serviva. Eastward sono ancora... In realtà ho fatto 1 ora e mezza, quindi sono ancora un po' all'inizio. C'è questa popolazione che si trova sottoterra, che parlano del sopra, che ci deve essere il cielo blu, l'erba verde, eccetera, perché lì invece è tutta una specie di grotte, caverne desertiche, e siamo un po' all'inizio, alla fine. La grafica è veramente bella, cioè pixel, ma è fatta veramente bene, animata bene. E sembra un po' Earthbound, non so se lo conosci. Hanno cercato di prendere un po' lo spunto da Earthbound, che è un vecchio gioco avventura dinamica misto RPG che c'era, penso, su Super NES, se non sbaglio. Sì, Super NES. È stato un piacere, chiedimi pure aiuto quando hai bisogno. Ok, immagino che adesso dobbiamo tornare. Conosci Earthbound? Cioè, è un gioco che è stato tanto amato e non ha avuto grande... Cioè... Invece... cosa succede? Era in qua la telecamera che... torniamo dal tipo. Insomma, in cui praticamente sono molto importanti i rapporti tra... quelli che diventeranno il gruppo. Comunque, vabbè, ho già caricato 4 episodi, vediamo quando li sblocco. Perché stanotte sono sveglio alle 4, fai te. Però ultimamente camminando, io mangio e alle 2:30 riesco a camminare, perché aiuta a abbassare l'insulino resistenza. La sera mangio e alle 8:20, 8:30 riesco a camminare. Ho visto che in teoria riesco a dormire un attimino più profondo, cioè anche se non dormo tanto, le prime ore, la qualità delle prime ore di sonno sono migliore di prima. Quindi mi tiene un po' a galla. Penso che si sia visto che anche nel combattimento di oggi, che sono un attimino più presente. Certo, distantissimo ovviamente.
ma non... allora la sera soprattutto camminare non è che ti stanchi, anche perché io faccio 50 minuti ogni uscita, ma proprio abbassa anche il cortisolo, cioè siccome io sto sempre davanti al monitor, la luce blu ti alza il cortisolo, cioè lo stress, no? Staccare 2 ore prima, ok, di andare a dormire, 2 ore e mezza prima e vai fuori a camminare, che ormai adesso c'è anche il buio comunque, abbassa il cortisolo e il cortisolo ti tiene sveglio, è una delle parti del problema della mia insonnia. Quindi, che cosa hai scoperto? Volevo chiederle una cosa, quando è stata l'ultima volta che il Wild Jackson ha fatto delle promozioni nuove? Ora che lo dice è passato un bel po' di tempo. Beh, pare che molta gente sia curiosa di sapere quale sarà la prossima promozione, hanno voglia di qualcosa di nuovo. Beh, qualcosa di nuovo, ma anche promozioni di solito sono gli sconti. Il senso è come... No, guardare il... Beh, io ti assicuro che... Allora, io uso, tu figurati, uso tutte delle, un rituale per cercare di dormire un attimino di più. Ma che appunto non è che raggiungo questi grandi risultati. Io per esempio, appunto, esco a camminare, torno in casa, vado a letto, ho una luce LED rossa, attenzione, non la plastica rossa, perché l'avevo preso una lampadina così, con la plastica rossa, è una cagata pazzesca. Perché la luce non è veramente rossa, bisogna prendere quelle lampadine multicolore, quelle che fanno le varie RGB. E anche lì beccarla giusta. Ne ho trovata una giusta che fa una bella luce rossa abbastanza forte, perché il rosso non disturba il ciclo, non disturba lo sviluppo della melatonina, eccetera, ok? E poi guardo, non so, tipo Voyager, Star Trek Voyager, che è buio. Perché non è come una sitcom, sono illuminate a giorno e mi sparerebbe in faccia la luce blu. Voyager è uno di quei serial di solito notturni che in America giravano la sera, no? Quindi sono tutte luci basse, soffuse, con la luce rossa raccesa. A, non so, 10:30 spengo. Ma se io anche rientro dalla, mi è capitato, rientro dalla camminata, comunque sotto la luce rossa del LED, comunque col cellulare. Con il filtro blu dormo bene. Mi disturba il sonno. Poi non dormo bene. È micidiale. Un po' perché ti concentri anche sul cellulare. Però ti ho detto, quando sei giovane magari ne risenti di meno, ma... A parte che il sonno è sempre importantissimo. Comunque. Beh, a senso e come, non siamo stati molto creativi nell'ultimo periodo, o io non lo sono stato, perlomeno. Vabbè, però con quegli occhiali lì sei molto creativo. Faccia finta di non aver sentito, raccoglierò più informazioni sulle sue scoperte e le farò avere ai piani alti. Mi sembra una buona idea. Ah, quasi dimenticavo, volevo ringraziarla per il suo aiuto prezioso. Potrebbe dirmi come si chiama? Yagami. Sta parlando con me, quasi mi dimenticavo. Mi chiamo, ma sai, poi è un insieme di cose, cioè... A parte l'età che hai, che sei più giovane di me, ma se poi ti affatichi durante il giorno, e credo che ti affatichi durante il giorno, fai una vita normale, parli con la gente, stai in piedi, eccetera, eccetera, comunque sei stanco, ma io non mi stanco, e questo è il problema. Cioè io sto 10 ore al computer e mi alzo anche poco, quindi non consumo energie e la pago salata da 20 anni, però. Mi chiamo Yagami e per i ringraziamenti mi basta provare la vostra prossima promozione. Appena sarà pronta, assolutamente. Fino a quel momento farò di tutto per rendere Wild Jackson un ristorante migliore. Ma mi telefonerà. E qui continuiamo a salire di livello, ma alla fine cosa... Boh. Comunque qui non abbiamo tempo, ma... Allora, qui siamo a posto, mi sembra... Vabbè, possiamo mangiare qualcosina. Grazie, Anche Massè. se qua abbiamo preso tutto e continuiamo a venire da lui. Quindi andiamo via e prendiamo qualcosa da qualche altra parte. No, aspetta, dov'è il... Apriti. Vediamo un posto dove... Fujisoba, mi sembra che eravamo già andati. Questo? Questo è misterioso, quindi andiamo di qua. いらっしゃいませ。
quello che io sono adesso e quello che potrei essere, penso che ci sia. Se in salute è 10, io sono a 5. Quando va bene, però. Quindi. Ok, vediamo. Vediamo tutto quello che possiamo. Questo non possiamo. Zuppa di pomodoro e cipolla dentro nel cartone. Tutto salute, praticamente. Questo invece cos'è? Te freddo limone. Ok. Alla tua prossima visita, grazie. Finita. Sa, iku ka. Arigatou gozaimashita. Grazie. Non parte la sequenza, scusa. Non è qua. Chiedo scusa, potrei rubarla solo un secondo? Dipende. Ma guarda lì, la bici con la frena e disco, sia davanti che dietro, guarda. Certo, grazie. Mi chiamo Furaya e sono l'organizzatore di eventi del Wet Kitchen, un ristorante della zona. Sì, sei quello che ruba il lavoro a Wild Jackson. Mi piacerebbe sentire cosa ne pensano i nostri clienti del ristorante. Non so perché adesso. Prova. Sì, c'è un po' di rumore di fondo, ma non, tu non dovresti sentirlo. Perché hai messo il polipo? Il polipazzo, come lo chiamo io. Quindi vuole farmi domande sul ristorante. Che faccio? Gli do corda? Sì, ascoltiamo. Qualche secondo ce l'ho. Secondi, occhio. Hai visto Mr. Robot, tu? Mi ha parlato di serie televisive su Telegram. Mr. Robot l'hai visto? C'è la Rose, White Rose, che continua a guardare l'orologio proprio con i secondi, ogni minuto suona, fa bibi. Allora, che cosa voleva chiedermi? Che adesso c'è anche su Netflix, prima era su coso Metz, però non lo conosco. Cosa voleva chiedermi? I piani alti ci hanno chiesto di creare una nuova campagna collaborativa in ognuna delle nostre filiali. A essere tutto sincero, non sono per niente creativo. Ah, metà prima stagione, ok, c'era una S sbagliata. A me è una delle mie serie preferite. Insisti, guardalo. Per questo ho deciso di lasciare che siano i clienti a fare proposte. Mossa audace. Se dovessimo usare Vinland Saga. Quindi i vichinghi in Canada. Se dovessimo usare la sua idea, stia certo che la ricompenserei adeguatamente. Il fatto che anche appunto, non stando bene, anche la mia memoria è fallace, cioè non, mi blocca anche con la memoria. L'umore, 30.000 cose. Ma sto parlando troppo, vero? Mi dica, con quale tipo di attività commerciale pensa che dovremmo collaborare? Un'opportunità come questa non capita spesso, ma che tipo di attività commerciale sarebbe meglio per il Wet Kitchen? Un cabaret, ma che non so neanche che cazzo di locale è. La caffetteria. Un ristorante fast food. Parla di kitchen, cucina, quindi boh, cucinerà qua. Non è un fast food, evidentemente. Caffetteria, forse, il cabaret, boh. Ah, è una serie anime? Cioè non. Una caffetteria ce ne sono bizzeffe a Camoroccio. Non sono sicuro che collaborare con una caffetteria lascerebbe il segno, allora ok. Ma mi scrive la sua proposta. Non siamo molto convinto, forse è meglio proporre qualcos'altro, allora facciamo il cabaret. È un cabaret? Attirerebbe molta attenzione se è questo l'obiettivo. Un cabaret, beh. Sì, attirerebbe attenzione, ma negativa. Si rivolge a un pubblico un po' troppo adulto. Perché ci penso? Vengono tanti bambini qua. È un'idea stupida, mi farò venire in mente qualcos'altro. Ok, e questo è il Wet Kitchen allora, no? Mi ha fermato. Wet Kitchen. Il ristorante fast food. Questo è il Wildlands, identico. Ti praticamente sali.
E perché non un altro fast food? Beh, perché no? Ma vedi, non nessuna risposta era giusta, si era capito. Non mi piace l'idea di due ristoranti che uniscono le forze. Ma perché questo non è già un fast food? Scusa, sta vendendo i panini? Cos'è se non è un fast food? Non so, è un'idea fattibile. Sarebbe la prima volta che viene fatto qualcosa del genere. Qualcosa che non ho capito. Detto questo, forse vale la pena fare un tentativo. Davvero? Allora propongo subito questa campagna ai piani alti. Vorrei darle un piccolo regalo di ringraziamento nel caso la sua idea fosse accettata. Mi direbbe il suo nome? Tagami, mi tenga aggiornato, va bene. Ci conti. Non appena saprò qualcosa, la contatterò immediatamente. Cioè, sarebbe interessante vedere cosa riescono a inventarsi due giganti del fast food. Spero vada tutto bene. Anelli di cipolla. Ah, vabbè, quello che abbiamo mangiato, mi sa. Ah, scusa, ma questo è un fast food. Andiamo su a vedere. Guarda che c'è una vecchia. Eccolo. Abbiamo perso il tempo che serviva. Posso andare all'accesso? Però è staff only, solo per lo staff. E lì cos'è? È sporco? Cos'è? Andiamo al nostro... Ah, sfera del pacinco ne abbiamo un po'. Oh, 8. Meno di 10, credo. Un'altra sfera anche qua. Qua si sale. Muro invisibile. Buh. Ma queste non sono sempre le stesse persone, come minimo. Cioè, vorrei fare la foto e controllare. Poi questo non è uguale a questo? No, no. Simile alla pettinatura, ma non è uguale. Non ho ancora capito cosa serve il fumo. Oya, Yagami-shi, hayakatta desu ne. Omae no shigoto no hayasa ni wa makeru yo. Dispositivo di intercettazione. Asokno es chimice. Consento ni sashikomi gisou suru type no mono desu. Jushin hanyu wa 100 meter. Ma che cos'è sta roba? Aida ni teppan no yona shahebutsu ga atte mo lastro di metallo. Biru no ue no hou no furua de mo kuria ni kikaeru desha. Vabbè. そういうのが欲しかった ラストに metallo 遠隔操作できますから聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくだされたとえ八神氏のような名探偵であろうとこの盗聴器を見破ることはデミンセリアのアプレスイコレンテノンシビデなんか一言余計だなSe devi inserire nel peso di corrente vuol dire che grande tipo è presente quei cosi per scacciare le zanzare. Ma andiamo, thank you. Tascatta. Do itashimashite. C'è qualcos'altro magari in ballo. Mi è rimasto un po' di riso in più. Lo vuoi tu? Ok. È fantastico che i bento dei mini marche non vadano a male anche a temperatura ambiente. Chissà che cazzo c'è dentro. Quando fai amicizia con qualcuno potresti ricevere di tanto in tanto un oggetto in regalo. Se non ti danno niente prova a ritornare al secondo momento, ok? Continuo a uscire o entrare per vedere se mi danno questo prezioso riso. Un riso. Ma io voglio dire, facciamo una cosa un attimo.
È la gabbia per il fumatore, ok? Come si fa? Fuma, ok. Andrebbe una sigaretta. E cosa serve a fumare? A parte uccidersi. Questi muoiono. Questi muoiono. Hai presente quel tizio con i capelli scompigliati? Ah, aspetta un attimo, serve forse per sapere qualcosa? Chi vive qui? Pare che sia una specie di hacker geniale. Cosa? Quello sarebbe un hacker? Io credevo che fosse un barbone. Ma guardati te! Super elegante. Cuffia a parte. Ma che adesso che abbiamo fumato? Meglio sbrigarsi. Meno che non serve per passare un po' di tempo anche, per esempio. Sentire due chiacchiere e passare un po' di tempo, non so, magari non lo sappiamo, ma all'interno del gioco è passato qualche minuto. Cioè, di minuti proprio. Boh. Deve provare quando dobbiamo attendere qualcosa. Eccolo con questo schizzo di con la telecamera. Allora, torna all'agenzia investigativa. Scusate, eh. Ti dicevo, Vinland allora è un anime. Cioè non è una serie con attori in carne e ossa. Anime, ok. Conferma. Quindi aspetta un attimo se ci penso. Prestazione audio. Far vibrare. Devo dire, impostazione dello smartphone? Sì, no. No, questo spegniamolo che consuma. Niente, come sempre sulle console non si può abbassare il volume dentro nel gioco, io non capisco. Almeno da quel punto di vista lì, Kiwami 2 c'ha una sfilza di parametri, ma perché non si può abbassare qua? Se io volessi così personalizzare la differenza tra i volumi più che altro, no? Perché magari boh, le voci mi sembrano basse oppure la musica è troppo alta, sai, ognuno ha le sue preferenze, no? Luminosità. Poi lingua testo, lingua comando, lingua audio. Ok, ma c'è qualcos'altro? Salvataggio, difficoltà normale. Per esempio, i sottotitoli istantanei in realtà van bene quando devi tradurre. Quando devi tradurre è meglio così, perché sono subito lì, boom. Quindi li leggiamo, perché cos'è che succede? Li leggiamo al tabbo, per dire, o comunque vado su un secondo monitor e guardo la traduzione. Cioè metto in pausa, torno di qua e almeno sentiamo tutto il dialogo, no? Perché se non fosse istantaneo è un casino, dovresti sovrapporti al parlato praticamente, no? Lascia perdere, quello va benissimo. C'era un'altra cosa. Peccato che leggero, normale, io vorrei, mi piacerebbe gore. Tra l'altro, Kiwami 2 a un certo punto ho un pugnale in mano e sai che si è visto un po' di sangue, effettivamente. Frontale, facciamo un cavolo. Cioè non c'è neanche impostazione grafica. Ecco, volevo vedere se c'era. Non c'è niente, guarda. Visuale, visuale, visuale in movimento. Allora, per fortuna. Fortuna qua la come si chiama la visione di fondo non mi sembra che ci sia. Perché per esempio in Kiwami 2 entri c'è il motion blur che appena ruoti così non vedi un cavolo. Cioè il deep field, cioè praticamente già lì dove c'è la donna in grigio la gente non la vedi più. Io sono tutte cose che disabilito. Sì, c'è un. In Kiwami 2 c'è qualche goccia di sangue. Anche qua, quando prendono le botte, ma lì proprio la pugnalata si è vista la pugnalata, non mi ricordo che ci sia qua.
A Club Siga, per esempio, è un altro. Siamo mai entrati qua. No, ho saltato tutto. Cioè, ma ti... All'inizio ho dovuto saltare tipo 10 filmati, eh. Ferma, salta, ferma, salta. Cioè, all'inizio tutto filmati praticamente. Una decina cose, una roba del genere. Poi li ho saltati tutti comunque, tutti. Volevo arrivare a Camuroccio a vedere come girava, perché non parte in Camuroccio, ma non dico nulla. Volevo vedere come girava, no? E volevo vedere se aveva la pausa classica. Sì, ha la pausa classica. Questi? 100 yen a partita. Proviamo a vedere com'è. Non abbiamo ancora guardato sta roba.